Ottava giornata del campionato di Serie A Beretta di pallamano alle Palabursi di Rubiera. I Vikings Rubiera, penultimi in classifica, affrontano la seconda della classe, il Conversano, campione d'Italia. Una partita classico testa coda, dove da un lato i campioni d'Italia cercano una vittoria per rimanere comunque in lotta anche per il primo posto, visto che hanno 5 punti in meno rispetto alla capolista Fasano, ma hanno anche due partite da recuperare e poi ancora da giocarsi il derby pugliese. Sul fronte rubierese solo i 5 punti all'attivo, ma è una squadra, quella rubierese, che sembra decisamente diversa da quella del girone d'andata, dove era apparsa arrendevole, e invece nel girone di ritorno ha fatto sudare parecchio tutti gli avversari che ha incontrato, ha pareggiato col Bressanone, forse nelle ultime 3 partite contro Sassari, Bressanone e a Cassano Magnago probabilmente avrebbe meritato molto di più dell'unico punto riuscito ad aggiungere alla classifica. Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte, quello che contano sono i risultati, e Rubiera prova a fare, a vedere effettivamente quanto è il suo livello di crescita contro quella che probabilmente è la candidata numero uno anche quest'anno allo scudetto, anche se in classifica attualmente occupa la seconda posizione. Un saluto come sempre a Giovanni Oleari. Ciao, ciao a tutti. Andiamo a gustarci questa sfida col primo pallone in attacco per la formazione rubierese. Dicevo, Giovanni, in presentazione del match, da vedere quanto è la crescita effettiva di Rubiera, mentre c'è un rigore per il fallo su Versakos. Ma devo dire che nelle ultime partite si è vista un altro Rubiera, una squadra che è completamente diversa dalla prima parte del campionato, una squadra che ha, dopo aver pagato un primo scotto, diciamo, nella prima fase del campionato, sta trovando una sua dimensione, e un suo gioco, e vediamo un po' cosa riesce a portare a casa. Comunque è una squadra, non più una squadra per fare gol, ma una squadra con cui devi vincere, devi giocare per poter vincere. Certo che dimostrarlo quest'oggi sarebbe veramente importante, è ovvio che l'avversario, questo Conversano, indubbiamente non è proprio il più adatto per pensare di fare anche punti per la classifica. Nelson, lo svedese, gioca per linea esterna, e poi Moretti per la conclusione non riuscita di De Giorgio, perché c'è un fallo sul centrale pugliese. Allora, come da una parte anche dall'altra, ricordiamo che gli arbitri sono i signori Bassani e Bernardelle, viene fischiato un 7 metri. La conclusione di Moretti, la palla in rete per il pareggio 1-1 quando sono trascorsi i primi 2 minuti di questa sfida. L'attacco di Rubiera, che gioca con terzini Pagano, Leari, centrale Versakovs, alle ali Bartoli e Santilli, pivot Bortolotti, contro una difesa 6-0, fisicamente molto forte la formazione, mentre c'è l'infrazione di area fischiata a Rubiera, la palla persa. Nelson prova ad accelerare la palla per il tentativo di incrocio di Lupo, palla persa, doppio cambio attacco difesa per Conversano. Giovanni, queste sono le partite più difficili o forse le partite più facili da affrontare per una squadra di bassa classifica come Rubiera, al cospetto di una delle più forti? Queste sono le partite in cui puoi testare i progressi che tu hai fatto. Non hai il vincolo della vittoria, non è una squadra con cui tu puoi lottare, ma una squadra che ti fa capire a che livello tu sei riuscito a crescere nel gioco. È una squadra che è una squadra molto proibitiva per Rubiera, ma sono proprio quelle partite dove tu puoi vedere di consolidare una certa sicurezza per se riesci a tenere il campo per 60 minuti. Sicuramente una quadratura di squadra ce l'ha Conversano, ce l'ha per i risultati ottenuti quest'anno, ce l'ha soprattutto per quello che ha saputo costruire nel corso del tempo, e di conseguenza è sicuramente interessante questa sfida. Versakos
il fallo in attacco fischiato forse un po' in anticipo, mentre la palla viene salvata in un qualche modo da Giannoccaro. C'è l'ammonizione per Versakos. 2-1 il punteggio, perché in precedenza c'è stata la rete del mancino svedese Nelson. L'attacco di Conversano con il veterano Giannoccaro a pivot. Moretti, ex Cassano, De Giorgio centrale, Nelson e il terzino mancino. Proprio Nelson per Moretti, ancora Nelson, De Giorgio. L'uscita di Bortolotti su Nelson. 2 minuti. 2 minuti preso da dietro, anche se sono passati solo 4 minuti. Subito inferiorità numerica per Rubiera. L'attacco di Conversano, Nelson, Moretti, Radovcic. Ancora la palla per la conclusione in rete da parte di Moretti. 3-1 con Versano, 4 minuti e 30 secondi passati in questa prima frazione di gioco, e quindi attacco con l'extra player, portiere in panchina per giocare in parità numerica in fase offensiva. Estremamente rischioso questa cosa, però vediamo un attimo l'attacco. La palla per Versakos, Pagano, Oleari, ancora Pagano, Robertino Pagano, la palla non arriva al pivot, c'è il fallo sull'italo-argentino. Pagano, Versakos, Pagano, va su Pagano, la conclusione, il palo. Dall'altra parte velocissimo, come sempre, il Conversano, Nelson, va lui dentro la girella e la palla in rete per il 4-1 di Conversano, che sta sfruttando ovviamente, come deve essere una squadra di rango, quello che gli viene dato anche dall'avversario. Sì, il Conversano è una squadra che non ti permette nessun errore, molto concentrata. Come vediamo, la prima palla persa di Rubiera. Una squadra che non ti permette nessun errore, perché come fai un errore è un gol perso, e quindi loro sono molto concentrati, sanno che Rubiera è in netta ripresa e quindi sono concentrati più che mai per cercare di chiudere la partita il prima possibile. È terminata l'esclusione, che è costata di fatto 3 reti a Rubiera, col vantaggio 5-1 con Versano. Leari per Versakos, Pagano va all'ala per la conclusione, fuori però di Santilli. Altro errore al tiro questa volta di Rubiera. Dall'altra parte veloce Lupo, va ancora da Nelson, la finta di Nelson, la palla persa, la recupera Rubiera, già in contropiede Bartoli che va alla conclusione, va in rete. Secondo gol per Rubiera. 5-2 il punteggio. L'attacco di De Giorgio sotto, buono per Giannoccaro, ma c'è la prima parata della partita per Versakos, e dall'altra parte il palo centrato da Cavina, secondo palo colpito da Rubiera, che non approfitta dell'occasione. Occasione sciupata sulla parata, che di fatto era un gol fatto praticamente di Voljuvac su Giannoccaro. Peccato, ecco, questo è un po' quello che è molto la differenza tra una squadra di vertice e una squadra di bassa classifica: le occasioni concesse. Qua va la conclusione, va in rete Nelson. Le occasioni concesse da una parte vengono sfruttate e purtroppo dall'altra non c'è la stessa percentuale. No, direi che
loro sono, noi purtroppo abbiamo perso due gol praticamente già fatti. Sono occasioni che con Bersano non ti puoi permettere. Diciamo che la squadra, al di là di tutto, non ha ancora demeritato. Teniamo presente che loro hanno fatto già 6 gol. Noi sappiamo che dobbiamo tenere basso il numero dei gol e quindi cerchiamo di. Mamma mia, pallone perso. C'è già dall'altra parte Radovčić che va in rete per il 7-2. Purtroppo i palloni persi continuano ad essere ovviamente mortiferi per Rubiera, perché con Versano è veramente abilissimo nello sfruttare queste occasioni. 7 gol fatti, almeno 3 su contropiedi tramite recupero difensivo, quindi occasioni ad alta percentuale. Poi c'è stato anche l'errore di Giannoccaro, resta il fatto che sono troppe occasioni concesse. Pagano va in rete nel frattempo per il terzo gol di Rubiera, ma sono già 7 quelli della formazione pugliese. Torna in campo De Giorgio, che gioca solo la fase offensiva della formazione pugliese. L'attacco di Conversano, quando ci avviciniamo al decimo del primo tempo, sempre Nelson per Moretti, ancora Nelson, De Giorgio, Nelson, De Giorgio, torna dallo svedese, fallo sulla linea dei 6 metri, Cavina viene penalizzato con un cartellino giallo. Si riprende De Giorgio per Nelson. Nelson va su, la conclusione questa volta è alta. Palla recuperata da Rubiera, che prova a spingere con Bortolotti, che però sbaglia. Troppi errori di Rubiera. 2 pali, 2 errori in contropiede fanno tutta la differenza del mondo sul più 4 di Conversano. Occasioni da non sciupare. Peccato, perché alla fine, cioè, ti rendi conto che, al di là dei meriti dell'avversario, che sono fuori discussione, anche perché è un merito poi tramutare in gol le occasioni che ti concedono gli avversari, resta il fatto che, insomma, Rubiera deve un attimo mettere a posto quelle che sono le sue occasioni in attacco. Qui Giannoccaro va in gol per l'8-3, perché, insomma, ha già sbagliato troppo. Sì, diciamo che loro hanno sbagliato un tiro e hanno realizzato praticamente il 95% dei tiri fatti in porta. Noi invece siamo ancora molto molto bassi, anzi siamo sotto il 50%, quindi non possiamo permetterci, diciamo, questa percentuale di tiro, specialmente con questa squadra. Loro hanno fatto già 8 gol in 11 minuti, sono troppi per noi. E questa è una partita che, se la teniamo sopra i 30 gol, non abbiamo nessuna chance neanche di giocarcela fino alla fine. Difficile questo, che sono già 8, quindi, insomma, la matematica non è un'opinione. Bisogna veramente, per Rubiera, cambiare registro, non solo in fase difensiva ma soprattutto anche in attacco. Certo è che anche il pallone perso in precedenza va ad aumentare quello che è il numero di palloni persi in modo anche piuttosto banale da Rubiera. Questo complica tutto il cammino della squadra di casa e facilita un Conversano che gioca con estrema tranquillità. A me sembrava fuori questo pallone recuperato da Radovčić. Ancora l'attacco con Di Giorgio, passi di Di Giorgio, gli hanno fischiato passivo, in realtà aveva fatto passi. E l'attacco di Rubiera con Pagano cambia il gioco per Benci all'ala, ma non entra Santilli questa volta, e quindi niente da fare. È chiaro che, se poi devi fare un attacco contro una difesa massiccia posizionata come questa qua pugliese, tutto si complica ulteriormente. Sì, no, diciamo, dobbiamo cercare più di lavorare sulle seconde fasi, perché sarà molto difficile per noi. Bravo,
sarà molto difficile per noi segnare, una bella azione in questo momento, ma per noi diventa molto difficile segnare a difesa schierata, quindi dobbiamo cercare di lavorare più sulle seconde fasi, sui pochi palloni che il Conversano perde. Ha realizzato Davide Bartoli sull'assist di Versakovs, 13 minuti e 20 secondi giocati, 8-4 Conversano che è anche molto abile nel dettare i ritmi del gioco, perché non cerca la velocità forsennata come magari fanno altri, ma è molto abile poi quando serve ad accelerare partendo da ritmi bassi. De Giorgio per Nelson per Moretti, ancora De Giorgio per Nelson andrà in uno contro uno su Cavina. Due minuti a Cavina, in precedenza li aveva presi Bortolotti. Altri due minuti per Rubiera. Stanno un po' tutelando un po' troppo il Conversano, una squadra che non ha bisogno di queste agevolazioni, perché credo che il gioco sia stato, mentre i primi due minuti era una presa da dietro, era molto chiara, questa mi sembrano due minuti un po'... Sì, frontale tra l'altro. Gratuiti. Si riparte ancora con una superiorità numerica per Conversano. Moretti per Radovcic, De Giorgio Nelson, va Moretti ancora per Nelson, De Giorgio, taglio di Giannoccaro che taglia in area, gli arbitri però non fischiano, buona circolazione, va in rete Radovcic. Aveva tagliato in area Giannoccaro anche in modo abbastanza evidente, gli arbitri però questa non l'hanno vista e quindi spazio per il braccio di Radovcic dall'ala, che difficilmente sbaglia, soprattutto in occasioni come queste, e infatti non ha assolutamente sbagliato, bravissimo l'ala di Conversano e della Nazionale. L'attacco di Rubiera sempre con l'extra player, con Pagano va via, va la conclusione, va in gol. Ecco, qua secondo me potevano fischiare e dovevano fischiare di tutto e invece non l'hanno fatto. No, questo non era sicuramente gol, era un 9 metri, neanche rigore, perché il fallo era stato fatto prima e mi sembra che avesse fatto tipo area o una cosa del genere, ma con la regola del vantaggio l'arbitro ha interpretato così l'azione, anche se fosse in modo non corretto. 9-5 il punteggio. È stato ammonito nel frattempo il portiere del Conversano, di Gian Domenico, per proteste giuste peraltro, ribadisco, secondo me non era gol. Dall'altra parte l'attacco con Possamai che è entrato in campo, Moretti per De Giorgio, cambia il gioco per la conclusione dall'ala, il palo colpito dall'ala da parte del giocatore di Conversano, quindi torna in attacco era Saitta, torna in attacco Rubiera, meno 4 eppur con, anzi non c'è più l'uomo in meno perché è terminata l'esclusione di Rubiera, quindi tutti gli effettivi in campo, Capitan Benci, 40 anni, ancora in campo per Rubiera, Versakovs, la palla alta, arriva all'ala con Bartoli che però su un altro pallone discutibile, il problema è che questa volta sbaglia e non approfitta dell'occasione che invece andava sfruttata. Cominciamo a perdere troppe occasioni, ancora la palla per Saitta. No, non è entrato il pallone. Ma non è entrato il pallone. Non è entrato il pallone. Ma non è entrato il pallone. Ci mancava pure il gol fantasma dato al Conversano. Mamma mia. Ma non è gol.
Vabbè, è stato dato il gol a Saitta. Questo è un gol veramente un gol fantasma, ma non è neanche vicino, è andato a 15 centimetri dalla riga. Era proprio fuori la palla, non c'era nessuna interpretazione da dare. Non ha neanche guardato la palla che toccava per terra. Lui ha visto che la palla è andata giù e ha dato gol. Sì, lui ha fischiato, si era già girato subito. Sì, sì. Lui proprio non ha visto niente perché si era già girato. Però veramente arbitraggio fino ad ora di questi Bassano e Bernardelle. Oh, vantaggio meritatissimo di Conversano. Cioè non è che stia incidendo sul vantaggio, mentre gran gol di Pagano. Non sta incidendo sul risultato l'arbitraggio, però è veramente di una qualità imbarazzante l'arbitraggio di questi due signori fino ad ora. Poi insomma, la differenza tra le due squadre è tale per cui ribadisco, non è un gol dato non dato, un rigore, però resta il fatto che insomma è veramente imbarazzante questi primi 17 minuti, quasi 18 di partita. Attacco di Conversano, di Giorgio, si ferma, torna da Moretti, ancora la palla per linee esterne, rischia sempre il passivo Conversano, di Giorgio, riapre per Saitta, ancora per la conclusione, la finta, gli arbitri non fischiano niente, alla fine hanno fischiato passi che non poteva essere passi, perché si fanno tre passi a palla a mano, qui ne ha fatti due Moretti, quindi l'unica cosa che non potevano fischiare era il passi. Comunque devo dire che le interpretazioni arbitrali sono così a sentimento, hanno pensato che fosse passivo, hanno fischiato un passi inesistente, devo dire veramente veramente inadeguati fino ad ora. Benci per Versakos, la palla per Pagano ancora per Versakos, la palla per Bartoli, Pagano, la finta, la palla sotto, c'è un fallo forse, devo dire così, time out chiesto dall'allenatore di Rubiera, mentre non fischiano gli arbitri. Oh, era palla di Rubiera ed era time out. Sono due arbitri che stanno dormendo in un modo impressionante, questi due signori Bassano e Bernardelle, veramente di quelli che abbiamo visto quest'anno, devo dire un livello congruo tra virgolette anche a livello del campionato secondo me, quindi un po' tendente verso il basso, e anche degli arbitri, ma come Bassano e Bernardelle, ribadisco, su entrambi i fronti, perché non si è proprio capito che cosa fischiano questi due signori. Gli unici due che non sono in partita sono proprio gli arbitri, che non ci stanno capendo proprio niente, sono praticamente fuori dal gioco le due squadre, il divario si vede, stanno facendo ognuna il proprio lavoro, ma gli arbitri proprio non sono, sono inadeguati, non sono ancora in partita. Quindi adesso si riprenderà di nuovo col 9 metri, è intervenuto per fortuna che c'è in panchina il delegato della federazione a bloccare tutto, ma era stato chiamato time out con largo anticipo proprio, gli unici che non hanno sentito sono stati due arbitri. No, non può essere palla loro perché ha chiesto time out Rubiera e palla di Rubiera. Ma il Conversano, tra l'altro, sulla rimessa in gioco di Rubiera era fermo perché aveva già sentito che si era stato chiamato time out, quindi sono proprio gli arbitri che non si erano accorti di niente. Si riprende. Sei Rubiera che attacca, 10 scusate, Conversano che difende, 4 sono i gol di differenza. Tra l'altro non era passivo in precedenza prima del time out, mentre perde malamente la palla Benci, contropiede velocissimo con la conclusione in rete da parte di Possamai. Bravissimo questo giovane ragazzo in questa azione. 11-6 il punteggio.
Pagano per Bonassi, Bonassi per Garau che è entrato in partita anche lui. Benci, Pagano cambia il gioco con l'anticipo netto e va in gol Saitta per il 12-6. Subito break di Conversano, come con due palle perse di Rubiera e due contropiedi. Bravissimo Conversano nel giocare in anticipo in fase difensiva, però troppo prevedibile il gioco rubierese che permette questi recuperi. Con Benci per Pagano, Pagano la finta, ancora Benci, Bonassi per Pagano, Pagano va palla persa. Prova ad accelerare, poi Moretti, la palla per il pivot, palla, no, palla recuperata da Conversano. Poi cambio di gioco con Saitta dall'ala e la palla in rete. 13-6. Purtroppo siamo usciti malissimo dal timeout. Ed è un indice anche quello, cioè le squadre che hanno qualche cosa quando escono da un timeout devono dimostrare qualcosa di più, se invece subisci il break vuol dire che non ci sei proprio mentalmente nella partita, perché non dovrebbe essere così. 2 minuti, va bene, li prendiamo Abdurrahmanovic, ma io non li ho visti questi 2 minuti, comunque sono praticamente fuori dalla partita, gli arbitri proprio sono inesistenti, stanno cercando di cambiare il gioco, che non ce n'è bisogno, le squadre stanno giocando in modo corretto, non stanno facendo delle grandi, stiamo giocando a pallamano, non a rimpiantino, quindi io credo che stiano cercando di, ci sono decisioni incomprensibili. Bonassi, Patroncini, è entrato in campo anche Patroncini, Benci fermato da Lupo, c'è rischio di gioco passivo, Bonassi per Benci, ci sono 2 minuti, questi sono 2 minuti sì che ci stanno, perché è intervenuto sul volto Lupo di Bonassi, ecco. Questi fanno il paio con quelli di Bortolotti, nel senso che tra quelli dati ci sono e quindi non c'è niente da dire stavolta. 2 minuti, quindi si trova addirittura in 4 con Versano per qualche secondo. Però sarebbero 2 minuti l'intervento di piede. Versakovs, la palla arriva all'ala, Patroncini si fa parare però il tiro. Quindi alla fine l'occasione l'hai creata come dovevi, ma purtroppo ancora un errore al tiro. Sono già cinque i rigori fra parentesi sbagliati dai 6 sì, metri. I tiri dai 6 metri di fatto, ed è troppo onestamente. In posizioni veramente privilegiate, quindi direi che insomma la squadra sta sbagliando troppo. Bravo, però bisogna dire anche di Gian Domenico che il suo tra i pali lo sta facendo, niente da dire, perché comunque da una parte ci stanno gli errori di chi attacca, dall'altro ci stanno comunque le parate di chi è lì per fare quello, e quindi bravo di Gian Domenico, diciamo così. Imprecisi invece gli attacchi dei giocatori rubieresi. 13-6 il punteggio, vantaggio
che al di là dell'arbitraggio è assolutamente giusto in favore dei campioni d'Italia. Siamo arrivati al 23esimo minuto, 13-6 il punteggio. Rubiera dovrebbe provare ad avere un pochino più, se non altro, di spirito battagliero, dovrebbe avere un pochino più di coraggio, perché in fin dei conti non viene chiesto di vincere questa partita, ma viene chiesto di dimostrare di avere lo spirito giusto, quello che poi a onor del vero Rubiera ha dimostrato nelle ultime partite a Sassari, ha dimostrato in casa col Bressanone, squadra di assoluto livello, e ha dimostrato anche nella sfortunatissima partita di Cassano Magnago. Questa sera un po' deludente da questo punto di vista. Sì, non sono un po' rassegnati, devo dire, sono poco motivati, hanno una grinta, sono sotto grinta, e questo si vede negli errori, perché se noi diciamo almeno 3 o 4 gol, mamma mia, no, questi veramente, proprio, questo proprio non ci sta capendo proprio niente, cioè secondo me ci sta, poteva starci il rigore, ma i 2 minuti sono proprio regalati. Secondo me stanno veramente incidendo sulla partita in un modo, secondo me, non corretto. Non che il Conversano ne abbia bisogno, ma non c'è bisogno neanche di essere così, falsare il gioco. La rete di Moretti per il 14-6. Extra player per Rubiera, tra poco dovrebbe anche entrare però l'altro uomo per Conversano, Versakov scambia il gioco, Patroncini che però stavolta non entra più, Versakov la palla per il pivot ma viene chiuso molto bene, la conclusione di Versakov, la palla in rete per il 7° gol di Rubiera, 14-7. Minuti e 26 secondi. Pronti per la ripresa del gioco. Poi è anche vero che non è che abbia, almeno per quello che abbiamo visto, dimostrato grandi cose il Conversano, ma forse proprio questo quello che è la sua forza, cioè il fatto, mentre c'è la rete ancora di Moretti, è proprio il fatto di far tutte le cose con estrema semplicità. Questi sono gol un po' gratuiti, perché non hanno fatto una bella azione. Loro hanno fatto un minimo scalare, diciamo, questi sono gol veramente gratuiti. Questo secondo me è una pecca. Loro hanno fatto 15 gol, sono tanti, anche se noi in realtà sono i 7 gol che noi abbiamo fatto, che sono veramente molto pochi. 15 gol col Versano ci può stare, ma questo è stato un gol gratuito, e secondo me non possiamo permetterci di prendere... Mamma mia, no. Tiro alto di Versakov, che tra parentesi è l'unico che cerca di prendersi qualche tiro. Ora poi Lupo perde la palla, prova a partire Rubiera in velocità, la palla ancora per Versakov, la palla per il pivot. Invasione d'area. Altra occasione persa in contropiede. Quattro minuti alla fine del primo tempo. Sì, non è la Rubiera che abbiamo visto nelle ultime partite. Secondo me ha anche iniziato
poco l'idea di questa partita, di averla già persa, la sensazione è questa. E De Giorgio nel frattempo si libera in un qualche modo, ma subisce fallo, 9 metri. Ancora Di Giorgio, Moretti, Nelson cambia il gioco ancora per Radovcic, Radovcic. La palla arriva ancora all'ala. Invasione d'area. Non ho capito onestamente l'invasione. Allora, anche questo, no, cioè non ne capisco il senso di questi due minuti. Io personalmente, questi due arbitri hanno un senso del fallo che è tutto loro, perché anche questo non ne vedo. Tra l'altro, scusa, ma se è un fallo grave su un giocatore che sta andando al tiro, sono 7 metri. No, ma è che lui ha fatto il fallo, poi noi abbiamo fatto passi e dopo il fallo è stato fatto dopo il passi, ma era, quindi secondo me il fallo ci stava, ma i due minuti non ci stavano, perché non puoi fare un fallo, l'uomo ha fatto 5 passi e tu gli hai dato un fallo su un giocatore che era già fuori gioco. Mamma mia, no. E c'è la rete di Radovcic. ...16-7... Dopo quel time out Rubiera non è più tornato in campo. Bonassi, la palla per la conclusione dall'ala in rete di Patroncini. ...16-8... Pessimo primo tempo veramente da parte di Rubiera. In attacco, ribadisco, 16 gol secondo me da parte di Conversano purtroppo ci stanno, perché la differenza c'è. Gli 8 gol di Rubiera, per come ha giocato Rubiera, ci stanno tutti purtroppo. Ma ancora la palla centralmente. È proprio una Rubiera irriconoscibile rispetto a quella delle ultime partite. Pagano per Oleari, per Bonassi. La conclusione di Bonassi, la parata da parte di Gian Domenico. Altra occasione sciupata. L'attacco, quando mancano pochi secondi, una quarantina, una cinquantina alla fine, per Conversano che potrebbe anche arrivare alla doppia cifra con Nelson che va in rete. Non fanno niente di complicato, ma quello che lo fanno semplice e bene. Garau dall'ala va in rete per il 9° gol di Rubiera. ...18-9 il punteggio. Mancano 15 secondi alla fine di questo primo tempo. Con Giannoccaro per Nelson. Moretti, Nelson. Nelson, il taglio centralmente, la rete da parte di Giorgio per un 20-9 che è sinonimo di un pessimo primo tempo di Rubiera. È una partita estremamente tranquilla e giocata, 19-9 scusate il punteggio, giocata con estrema tranquillità dal Conversano, che ha preso quello che Rubiera gli ha regalato trasformandolo in rete in contropiede, e in attacco ha giocato con molta tranquillità, senza mai in pratica forzare una conclusione, ma sempre trovando praticamente un modo per andare al tiro e spesso, quasi sempre, per andare in rete.
siamo tornati quelli che erano prima. Beh sì, siamo ancora sotto 17.
tutto è pronto e si riprende a giocare qui al Palaburzi di Rubiera per il secondo tempo di questo confronto tra i Vikings Rubiera e il Conversano. Conversano che è nettamente, meritatamente in vantaggio dopo i primi 30 minuti di gioco, 19-9, con una formazione rubierese che ha commesso tantissimi errori in fase offensiva. È un Conversano che invece fa il suo gioco e da squadra di rango non concede il minimo errore agli avversari, punendoli in continuazione, come adesso subito con Di Giorgio che va in rete per il 20-9. E bisogna dire che anche difensivamente questa sera Rubiera ha fatto un passo indietro. Sicuramente Conversano ha giocato la sua partita imponendo il proprio ritmo e quindi facendo capire, insomma, il rango di differenza tra le squadre. Rubiera d'altro canto però è sembrato un po' avere la faccia della vittima predestinata fin dall'inizio, e questo è un peccato perché nelle ultime partite invece la formazione rubierese aveva dimostrato tutt'altro spirito, tutt'altro carattere, tutt'altra voglia di combattere. C'è il fallo su Pagano. Oleari va alla conclusione, la palla non entra. Ancora bravissimo Di Giandomenico, che il suo l'ha fatto tutto, mentre Lupo viene chiuso difensivamente, torna in difesa Lupo. Si riparte a giocare, sempre 20-9 il punteggio. Moretti, c'è campo anche per Sciorsci al ruolo di pivot. L'attacco Moretti, la palla per la conclusione ancora proprio per Sciorsci che sbaglia dai 6 metri, però anche in questo caso aveva costruito bene l'azione la formazione pugliese, e in difesa Rubiera aveva lasciato parecchio spazio. Va la conclusione, c'è ancora la parata di Di Giandomenico su Pagano, questa volta Rubiera non si schioda da quota 9, continua il momento di assoluta sterilità offensiva della formazione di casa, continua il buon momento tra i pali di Di Giandomenico, continuano le disattenzioni di una squadra rubierese che questa sera in campo non c'è proprio con la testa. Rossetto va a realizzare dopo che in pratica tutta la difesa rubierese ha dormito ed è rimasta ferma. 21-9 il punteggio. Oleari, Bonassi, Garau, ancora Bonassi per Pagano, Bonassi per Oleari, Oleari per Bonassi, Bonassi per Pagano, Pagano ancora sempre a palla per linee esterne, va alla conclusione ma c'è lo sfondo fischiato a Luca Oleari. Adesso poi sembra che nessuno voglia più prendersi la responsabilità di tirare. Lupo, possa mai ancora Lupo, la palla sotto e la conclusione, la rete da parte di Sciorsci. 22-9 il punteggio. Vediamo se riusciamo almeno un pochino a muoverci in attacco. Bonassi va dentro ma subisce il fallo. Pagano per Oleari, per Bonassi, va al tiro e va a trovare la rete Stefano Bonassi. Decimo gol per Rubiera. Palla che prova a rubare ma non riesce Cavina. Lupo dall'altra parte. Fallo fischiato su Lupo, rimessa in gioco dai 9 metri per Conversano. Moretti, Di Giorgio. Gioca con Possamai. Moretti sale, va alla conclusione, para Salati, la palla però termina lateralmente. Anche queste situazioni in cui
non si è reattivi nelle rare occasioni in cui c'è la palla che ti gironzola lì intorno, è testimonianza di come quest'oggi questa squadra non ci sia per nulla con la testa, come avrebbe dovuto essere. Due minuti a Garau perché in totale, totalmente fuori tempo, involontariamente, ma purtroppo platealmente ha dato una manata in faccia all'avversario. Niente da dire su questi due minuti giustissimi combinati al numero 77. 5 minuti e 16 secondi giocati nella ripresa, 22-10. Forse mi ripeto, Giovanni, però io personalmente non sono deluso dal fatto di vedere una Rubiera che non è all'altezza di Conversano, perché la differenza, la classifica la dice chiaramente, quindi non mi sembra questo il discorso. Però insomma, io sono deluso dallo spirito che ha mostrato questa Rubiera, ribadisco. Mi sembra che abbia vestito i panni dell'agnello sacrificale fin da riscaldamento. Sì, direi che loro pensavano che fosse una partita persa, sono poco concentrati. In attacco sono tornati un po' alla squadra della prima fase del campionato, molto timorosi. Non riescono ad andare al tiro. È vero che il Conversano è una squadra molto ostica che da gioco normale è molto difficile fare gol. Noi abbiamo fatto troppi errori, e loro hanno fatto 22 gol, sono veramente molti, e diciamo che non hanno sprecato pochissimi palloni. Loro sono molto 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 concentrati, noi invece siamo veramente sottotono, quindi direi che la squadra non sta reagendo molto bene a questo. Sul palo di Pagano recupera e va in rete Davide Bartoli per il secondo gol di questa sera per lui. 11 Rubiera ma 22 Conversano, in attacco con Moretti, Radovcic, Di Giorgio, Moretti, ancora la palla che arriva ancora all'ala con il gioco al volo e la parata di Salati su Moretti, questa volta molto reattivo. Questa sera ci è mancato anche il solito apporto, ormai ci eravamo abituati anche troppo bene, tra i pali di Voljuvas, e quindi spazio per Salati che, bisogna dire, insomma, fino ad ora forse il migliore dei suoi, anche se ha giocato pochi minuti. L'attacco di Rubiera con Pagano va da Bonassi all'ala per Santilli, non era proprio un gran passaggio. Pagano, la palla arriva a Doleari, c'è il fallo su Robertino Pagano. 9 metri, si riparte a giocare. Pagano va, palla al pivot, trattenuto da Lupo. Adesso bisogna andare alla conclusione. Bonassi, c'è il fallo su Bonassi, bisogna andare al tiro, quindi costruiamo per il tiro, la palla è per Robertino Pagano, poi la conclusione alla fine di Bartoli. Questa era più dentro, mentre c'è il gol in contropiede, era più dentro questo del gol dato al Conversano nel primo tempo, ridiamoci, e non era gol nessuno dei due ovviamente. Però se vogliamo andare a vedere qual era più vicino, questo vinceva. La palla per Pagano in ala per Santilli. 23-11 il punteggio. Non siamo troppo lenti. Continuiamo a fermare la palla in attacco tutte le volte, continuiamo a fermare la palla e voler giocare a gioco schierato, e non si riesce. Dobbiamo cercare di trovare degli spunti, siamo troppo prevedibili. Altra palla persa, altro contropiede, Moretti
va alla conclusione, la spara fuori. Bonassi per Pagano, altra palla persa, altro contropiede e altro gol in contropiede di Conversano, possa mai. ...24-11 quando chiede il time out Galluccio. Brutta partita quella di Rubiera, poi io di fronte al Conversano ribadisco, ma è un Conversano che non ha dovuto sudare più di tanto per avere questo largo vantaggio, e questo è quello che deve più fare arrabbiare Rubiera in una partita così. 24-11 il punteggio. Mi sembra che sia data un po' anche persa da una parte e vinta dall'altra anche nella gestione delle panchine, nel senso che da una parte più di tanto anche Nelson non lo si vede più in campo, non ce n'è bisogno, meglio far giocare qualche giovane, che poi insomma i giovani comunque nel giro della nazionale, quelli del Conversano, e dall'altra parte insomma non si rinuncia a Versacos, si gioca con gli altri, adesso torna in campo Versacos, però insomma mi sembra che la sensazione perlomeno che si respiri è quella di un risultato già scritto da tempo, forse anche prima dell'inizio della partita, nel senso che da un lato Conversano non ti ha mai dato la possibilità di credere in questa partita, dall'altro Rubiera non ci ha mai creduto forse nella sua testa. Sommi le due cose e onestamente trovi una partita a senso unico. Sì, direi che per il Conversano è una partita di allenamento, stanno giocando in modo come un amichevole, stanno cercando di al meglio di giocare questa partita, ma non c'è tensione perché la partita è già finita e quindi non è mai stata impensierito il Conversano dal gioco di Rubiera. Giocano in modo molto rilassato, noi invece non riusciamo ad avere un attacco che possa impensierire il Conversano. C'è ancora il gol di Davide Bartoli, terzo gol personale per lui. C'è spazio in attacco anche per Abdurrahmanovic. 25-12 il punteggio. Moretti, la palla ancora una volta recuperata, anche in queste cose qua, cioè palle vaganti, non sei mai primo sulla palla, e fa tutta la differenza del mondo, al di là del fatto che insomma adesso è la partita così. No, giustamente condivido il discorso di Giovanni Oleari, anche Versacos si è adeguato totalmente alla partita della sua squadra, proprio niente da dire. Moretti, no. 2 minuti a Bartoli. Inferiorità numerica per Rubiera. L'attacco ancora con Moretti. Il giro di braccio, la rete da parte di Possamai. Tutto troppo facile.
27-12. Prova l'extra player Rubiera. Pagano per Versacos, Versacos, Bonassi, Pagano va dentro e va in rete. Tredicesimo gol di Rubiera. Di una partita che vive di un tempo infinito di cosiddetto tempo spazzatura, perché il risultato non è in bilico da un bel po', se mai fosse stato in bilico già nello 0-0 iniziale. Rischia di scivolare male, poi c'è la rete ancora dall'ala da parte, ancora la rete dall'ala di Rossetto, 28-13. Poi quando una squadra ha la possibilità di giocare con la tranquillità del mondo, si vede anche nella qualità delle conclusioni espresse. Quello che fa rabbia è indubbiamente pensare che, mentre qua c'è un due minuti dato a Possamai, dicevo, è il pensare che invece delle due chi doveva essere più tranquilla a giocarsi questa partita era Rubiera, che aveva tutto da guadagnare e nulla da perdere comunque, e direi che è stata fin troppo tranquilla Rubiera nell'affrontare questo incontro. L'attacco con Santilli per Pagano, per Versacos, Bonassi va dentro, va alla conclusione, c'è ancora la parata da parte di Di Caro, prova il contropiede con Versano. Sul 28-13. L'attacco della formazione pugliese, Moretti centralmente, ancora Moretti, Lupo, ancora la palla per il pivot, c'è il fallo sui 6 metri commesso da Bonazzi su Sciorsci. Abdurrahmanovic centrale, va alla conclusione Murata, palla che termina fuori, c'è spazio anche per Rivi tra i pali nella formazione rubierese. La rimessa dall'angolo, a palla per Moretti, 9 metri. Va Moretti alla conclusione fuori, c'è un fallo, ancora gioco passivo segnalato dagli arbitri quando abbiamo girato la boa di metà secondo tempo, c'è una deviazione del muro, quindi un tiro d'angolo. È sempre gioco passivo. La palla per la conclusione in rete di Abdurrahmanovic. 29-13. Versacos va dentro e va in rete. 29-14. Sedicesimo minuto da giocare. Ancora attacco manovrato Abdurrahmanovic in posizione centrale. Moretti, Possamai, palla Rossetto, Moretti va alla conclusione, la palla in rete. Pagano rischia di perdere il pallone, lo perde.
attacco di Rubiera sul 30-14. Nove metri, ripresa del gioco, Versacos, la palla per Pagano, Pagano la finta, la palla in rete. Quindicesimo gol per Rubiera. Moretti. Abdurrahmanovic a chiamare lo schema. Diciamo che Pagano oggi è stato forse il più positivo dei rubieresi e ha cercato con qualche azione personale di tenere in piedi, diciamo, l'attacco. Ha fatto diversi gol, diciamo, un po' forzati, ma e ci ha permesso di essere, diciamo, a 15. Direi che l'unico positivo nella fase di attacco del Rubiere è stato Pagano, che adesso va in panchina, chiesto il cambio. 30-15 il punteggio, è rientrato anche Roberto Bartoli all'ala. Versacos, la palla per Bonassi. Oleari, palla, c'è il fallo commesso su Oleari. Si riprende Oleari, Bonassi, Versacos, la palla al pivot con la conclusione, c'è il 7 metri per il fallo su Bortolotti. Facciamo finta che ci fosse il fallo, dai. Diciamo che libero ha tirato sui 6 metri da libero, poi in tante occasioni non viene dato il rigore, in questo caso lo prendiamo, se non altro perché accorciamo minimamente le distanze all'interno di una partita dove le distanze sono abissali. Il time out lo chiede Tarafino adesso con 10 minuti e 40 secondi, 30-16 il punteggio. Dicevamo, Giovanni, che bisognava pensare di tenere un certo tipo di livello massimo di gol concessi all'avversario da parte di Rubiera per giocarsi la partita. Non solo non li ha tenuti, ma poi non se lo sarebbe giocata neanche tenendoli più bassi nel punteggio, perché poi in attacco ha sbagliato troppo. Sì, diciamo che adesso 30 gol a 11 minuti dalla fine sono veramente molti, però diciamo ci possono anche stare col Conversano. 16 gol fatti con 9 palle perse e 7 tiri dai 6 metri praticamente come rigore, sono tanti, quindi noi non potevamo pensare magari di contenere. 30 sono veramente tanti, loro fanno poca fatica a fare gol, lo fanno in modo molto rilassato. Noi, pur essendo andati fuori tante volte 2 minuti, in realtà non abbiamo fatto mai falli sui tiri di conclusione. Cioè abbiamo fatto falli, diciamo, non sul tiro, non sull'azione pericolosa, ma fatti falli un po' così, in modo estemporaneo. E direi che questa, cioè la squadra che sta vincendo con 30 gol, diciamo, è andata fuori 2 minuti meno di noi, che ne abbiamo 16, facendo una difesa, diciamo, non per niente irresistibile. L'attacco di Conversano, palla per il pivot, c'è un fallo in attacco, quindi la palla recuperata da Rubiera con il salvataggio. Non c'era il portiere, ma è stato bravissimo, bisogna dire, nel recupero difensivo Sciorsci, che è riuscito ad evitare il gol da porta a porta di fatto. Quindi attacco ancora di Rubiera, che schiera anche in attacco Barbieri. Palla per Oleari, la conclusione però è alta. Una delle poche occasioni che ha avuto
questa sera Luca Oleari per provare a tirare, però non ha preso lo specchio della porta. Provano anche qualcosa di diverso, cioè l'extra player anche senza esclusione, quindi giocano con 7 uomini di campo. Durramanovic, la palla centralmente per Giannoccaro, che secondo me l'ha presa di piede. Gli arbitri però dicono di continuare, rischia il passivo. Abdurrahmanovic la conclusione dai 9 metri, palla in rete, 31-16. Oleari per Barbieri, Versacos, Oleari non sale l'ala, la palla ancora per Barbieri, Versacos, la palla a Patroncini, Barbieri, Oleari, Oleari, va la conclusione, subisce il fallo. Versacos, palla per Barbieri, ancora Versacos, la palla per Oleari, salta, va la conclusione, viene murato. Ventiduesimo minuto, 31-16 il punteggio, ancora extra player giocato da Conversano. Durramanovic, la palla per Moretti che va dentro, con Barbieri che si è spostato. 32-16, ha boccato alla finta. Vediamo questo attacco con Bortolotti che esce, sale Oleari per Versacos, Versacos ancora Oleari, la palla al pivot, fischio arbitrale quando secondo me c'era il fallo di piede del pivot di Rubiera. Versacos, la palla per Barbieri, palla persa. Contropiede sciupato da Conversano che giochicchia pure lui, poi la conclusione con il fallo e 9 metri per Rubiera, 7 minuti alla fine. Versacos, il palo di Versacos, la palla recuperata da Bartoli che sbaglia. Oggi ribadisco, secondo me questi sono tutti errori frutti dell'essere entrati in campo non con la testa giusta ma con l'idea di aver già perso la partita prima di giocarla. E adesso ovviamente a maggior ragione sotto 32-16 sono pensieri che ti porti dietro ancora di più. Perché non si giustificano tutti questi errori qua e queste banalità se non dal punto di vista della testa. La palla all'ala, va la conclusione, c'è il rigore. Tiro dai 7 metri. Devo dire che se tu guardi la caratteristica anche stranissima che ha Rubiera, quando è sotto fallo mai nessun giocatore rimane per terra, mai nessun giocatore accentua il fallo, questo è un fallo completamente accentuato dal giocatore, l'arbitro ha fischiato rigore che secondo me non era corretto, però noi non subiamo mai dei falli così eclatanti come ricevono loro. No, non trovi mai un giocatore che rimane a terra sofferente per un fallo, questa è una cosa strana. È una cosa che ho già individuato in altre partite, noi siamo poco diciamo inclini a essere diciamo un pochino più plateali, se vogliamo, anche nei falli subiti. Anche in questo caso secondo me è stato un rigore completamente regalato dall'accentuazione del fallo del giocatore. La palla per Barbieri, Barbieri prova a servire il pivot,
Secondo me c'era stata una deviazione, mi sembrava di un giocatore del Conversano, evidentemente questa volta non è stata così. 32-16 il punteggio. Continua a giocare sempre con l'uomo in più in attacco Conversano. Duramanovic per la conclusione fuori di Lupo. Versacos, Bonassi, la palla all'ala, ancora Bonassi, Versacos, Benci. Benci cambia gioco in, sul muro dalla parte opposta. Altra palla in attacco per Conversano. Possa mai per Lupo. Abdurrahmanovic, possa mai Abdurrahmanovic. Non c'è difesa, Abdurrahmanovic va dentro, va in rete. 33-16. Versacos, Bonassi, Versacos, Benci, Versacos, Benci, va dentro Benci, il pallonetto, palla sulla traversa e parte in contropiede con Versano. Benci, palla per Versacos, Versacos, c'è il fallo, 3 minuti alla fine, 16-33. Benci, Versacos, la conclusione di Versacos, la palla in rete. 17-33. Piano piano ci avviciniamo alla fine della partita. Con Conversano che continua dunque nella rincorsa al primo posto in attesa dei recuperi e soprattutto del derby con il Fasano. E Rubiera che invece non si schioda da quota 5 punti, avrà un match che la formazione rubierese deve affrontare in tutt'altro modo e di tutt'altro valore. Ancora Abdurrahmanovic, una difesa che non difende, Abdurrahmanovic va dentro senza problemi. Dicevamo, una Rubiera che dovrà giocare con tutt'altro spirito sabato prossimo nel match casalingo contro il Carpi. E lì sì che non ci si può permettere di giocare come stasera e ci vorrà tutto un altro spirito. Il fallo su Bonassi vale il 7 metri. A 1 minuto e 20 dalla fine. Conclusione di Versacos in rete. Un minuto alla fine, 34-18 il punteggio. Non ci resta per quanto riguarda Rubiera e Giovanni che già pensare alla prossima partita. Sì, direi che la partita si racchiude in questi dati. Abbiamo 13 palle perse, 7 tiri dai 6 metri completamente liberi, sbagliati. Questo è, diciamo, è la fotografia della partita. Certo, sicuramente era forse poco pensabile vincerla, ma diciamo che un risultato un pochino più
diciamo, un pochino più tirato sarebbe stato, diciamo, di auspicio per la prossima partita. Vince senza eccessivi patemi con Versano 35-19 su Rubiera. Rubiera che fa due passi indietro rispetto alle prestazioni offerte nelle ultime partite. Vabbè, non erano i due punti che Rubiera cercava, però era una partita da giocare decisamente con un altro spirito. Bravo invece con Versano, che ha dimostrato una tranquillità assoluta, ovviamente meriti della formazione pugliese assieme agli inevitabili tanti demeriti anche della compagine di casa.